Ciao a tutti da Carmine di recensioneorologi.it. Oggi vi parlerò dello Spinnaker SP5071, un orologio con quadrante California. Andremo quindi a conoscere le caratteristiche di questo quadrante e le informazioni di questo modello. Questo modello prende il nome dal quadrante di tipo California. Come si è riuscito a vedere, non so se riesce a vedere bene, è un quadrante che ha sulla parte superiore i numeri romani e sulla parte inferiore i numeri arabi. È una tipologia di quadrante che fu brevettata da Rolex negli anni 40 e aveva come caratteristica quella di suddividere il quadrante, di avere ad ore 12 un triangolo rovesciato, ad ore 3, 6 e 9 dei piccoli rettangoli ed inoltre questo quadrante, definito California, appare per la prima volta in alcuni orologi Rolex degli anni 20 e 30. Chiamati bubble beak, appunto bolla, a causa del fondello bombato, che in questo caso è leggermente bombato ma non come i modelli di una volta. In un prossimo video vi parlerò di come nasce il quadrante California e perché viene denominato così, ma ora continuiamo con la recensione di questo orologio. La cassa è da 42 mm con uno spessore di 12. Le lancette hanno un trattamento Super Luminova che permette un'ottima luminescenza. La cassa in acciaio 316L ha un trattamento in PVD, la parte satinata sulla lunetta fissa, mentre il resto della cassa è lucida. La corona è a vite, resistente all'acqua fino a 100 metri e abbiamo un movimento Miota con calibro NH35 da 24 rubini, davvero un ottimo modello. Completiamo con un cinturino marrone che dà l'aspetto vintage, fibbia anch'essa in trattamento PVD. Spero che la recensione vi sia piaciuta, vi lascio sotto il link della descrizione completa. Per chi non l'avesse fatto, vi invito a iscrivervi al canale. Ciao, alla prossima video recensione.